Preghiera di supplica a Sri Chaitanya Maprabhu. Mio caro Signore Sri Chaitanya Maprabhu, ti prego, sii misericordioso con me, perché chi altri può essere più misericordioso in questo mondo materiale? Tu sei disceso per aiutare tutte le anime cadute e condizionate, e ti assicuro che non troverai un'anima più caduta di me. O oh mio caro Signore Nityananda Prabhu, tu che sei sempre immerso nella felicità del puro amore per Dio, per favore posa il tuo sguardo misericordioso su di me, poiché io sono il più infelice. Caro marito di Siddhattakurani Adveta Gosai, ti prego, sii misericordioso con me, poiché solo grazie alla tua misericordia io potrò ottenere i piedi di loto di Sri Chaitanya di Sri Nityananda. E carisvarupa da Madara, Sanatana Goswami, Rupa Gosvami, Ragunata das Gosvami, gopala batta Goswami, Ragunata Batta Gosvami, Jiva Gosvami, e Lokanata Prabhu. Mi prego, siate tutti misericordiosi con me. Si misericordioso con me, si srivas Acharya Prabhu, questo narottama desidera costantemente l'associazione con Sri Ramachandra Kaviraji. ओमज्ञानतिमिरन्दस्याज्ञरञ्जनाशलकया चक्षुरुन्मेलितं जना तस्मै श्रीगुरवे नमः गौरवे गुरचन्द्राय रदिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय ख्रिष्ना तद्भक्ताय नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमः प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनं निगोरद्विजे नमः हे कृष्ण करुणसिन्धु दीनबन्धुजगत्पते गोपेश गोपीककान्तारदकान्तनमोऽस्तु ते सप्त काञ्चनगुरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये भजामि रदामरविन्दानित्रं स्मरामि रदां मधुराज्मि तस्यं वदामि रदं करुणाभरद्रं ततो ममान्यस्ति गतिर्ना कपि ओ राधे राधे राक्षमं हरिप्रिये पाइमं श्रीकृष्णा उरसि स्वारि पाये मम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय जाय जय नित्यनन्द जयद्वैतचन्द्र जयघोर भक्तवृन्द जय जय श्री चैतन्य जय नित्यनन्द जय द्वैतचन्द्र जय गोर जय जय शि चैतन्या जया नित्यनन्द जय द्वैतचन्द्र जय गोर भक्तवृन्द जय गोरा भक्तवृन्द हरे कृष्णेन उत Benvenuti allo studio della Siceta Nia Ceritamrita. Madhialila, capitolo ottavo. Conversazioni tra Siceta e Ramanandarai. Rai. Siceta Ma Prabhu continuò. Dopo aver ascoltato le tue glorie. Sono venuto a casa tua, lui ha ascoltato le, le sue glorie da Salvaboma Battaciania che gli aveva detto vai a trovare questo devoto perché è molto caro. Tu invece mi stai offrendo parole di elogio a causa del rispetto che senti per un segnagio, una persona situata nell'ordine di rinuncia. Eh? Mostrati, non... non, non eh, 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 cioè, non elogiarmi solo perché sono un sagnasi, non usare questo tipo di relazione no? cioè, incontriamoci veramente kibha vipra, kibha nyasi, sudra kene naya Hai. Eh, questo è un famosissimo verso che dice indipendentemente da ciò che si è brahman sagnasi o sudra si diventa maestri spirituali se si conosce la scienza di Krishna. E la scienza di Krishna. In realtà la parola è tattva. No? Cioè noi la parola nel nostro dizionario più vicino può essere scienza, no? E sappiamo che la scienza è qualcosa che. È tale quando può essere sperimentata e si ottiene il risultato. No? Si dice è scientifico. No? Allora, il, il, il tattva, la conoscenza, la consapevolezza della relazione con Krishna, è lo, lo scopo, non è la l'abito che fa il monaco cioè non è la nostra adicare le nostre capacità queste possono essere il mezzo per esempio se noi andiamo da una parte dobbiamo andare con l'auto da qui a là non è che l'auto è il fine è il mezzo che ci porta là no. è chiaro che senza l'auto a piedi o in bicicletta ci vuole molto più tempo, ma lo scopo è arrivare. Vi eh. ho raccontato l'altro giorno la, la lepre e la tartaruga. La lepre, orgogliosa del fatto che dice: Ma vuoi, un, vuoi una tartaruga? Qual è il problema? E allora perde tempo. Invece la tartaruga è determinata, non si ferma mai, con la testa dritta verso la meta, tac. Tac-tac-tac-tac. La lepre si ferma a fare un pisolino e quando si sveglia si accorge che la tartaruga sta tagliando il traguardo. No? Quindi lo scopo non è essere veloci come una lepre, o nemmeno essere lenti come una tartaruga, ma lo scopo è arrivare. Questo verso è molto importante per il movimento per la coscienza di Krishna. Nel suo Amrita Pravaha Bhāsya Sila Bhaktivinoda Thakur spiega che non si deve pensare che sia scorretto per Caitanya Chaitanya Mahaprabhu ricevere istruzioni da Ramanandaray, che apparteneva alla casta sudra, solo per il fatto che Chaitanya Mahaprabhu era nato brahmana ed era situato nell'ordine spirituale più elevato come sannyasi. Per chiarire questo argomento, Sri Chaitanya Mahaprabhu informò Ramanandarai che la conoscenza della coscienza di Krishna è più importante di qualunque casta. Il sistema del Varna-sramadharma comporta vari doveri per il Brahmana, i Kshatriya e il Sudra. In realtà si suppone che un Brahmana sia un maestro spirituale di tutti gli altri Varna-gruppi, ma per quanto si riferisce alla coscienza di Krishna, ogni persona. Allora ascoltiamo attentamente perché questo è, è colui che ci ha offerto il libro e non è solo la sua parola, no? ma è la parola di tutti gli acciari. Per quanto si riguarda la coscienza di Krishna, ogni persona è in grado di diventare maestro spirituale perché la conoscenza della coscienza di Krishna appartiene al livello dell'anima spirituale, non del corpo. Quindi non è qualcosa riferito alle capacità del corpo, grossolano, sottile, ma all'anima. No? E questo seme non, non è manifestato in, 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 per tutti uguali. Per esempio c'è un seme che può dare una rosa, un altro che dà un altro fiore, anche la margheritina è sempre un fiore, una viola, capite? L'importante non è un bel mazzo di fiori no? è molto attraente c'è tutta la varietà l'importante è essere un fiore attraente e profumato non, non la qualità del fiore eh? quello lì è sempre, cade sempre nella dualità del mondo materiale quindi ogni persona è in grado di diventare maestro spirituale perché la conoscenza della coscienza di Krishna appartiene al livello dell'anima spirituale. Per diffondere la coscienza di Krishna è necessario essere competenti nella scienza dell'anima. Non importa se si è brahmana, kshatriya, vaishya, sudra, Sanyasi, grihasta, o qualsiasi altra designazione si abbia, basta capire questa scienza per diventare maestro spirituale. Sagnasi Balia more na Nakaria vanciana, Krishna Rada tatwakai Purna Aramana. Sigetania Maprabu continuò: ti prego non ingannarmi considerandomi un esperto Sagnasi. Così potrebbero essere ingannati tutti e due. Uno che si riferisse solo perché Sagnasi e l'altro pensa di essere segnale così sono ingannati tutti e due ti prego soddisfa la mia mente descrivendo la verità di Radhe Krishna cioè apri la, 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 la tua anima, il tuo cuore chiaramente non, non, non possiamo fare questo discorso a tutti cioè Ramananda Rai aveva già dimostrato questo Brahmanda uh, Brahmite uh, con Bhagya Guru Krishna Prasade Bhai Bhakti Lata Bhiji Brahmanda Brahmite In tutto l'universo, in tutte le creazioni, eh? qualcuno diventa fortunato e riceve la eh, Guru o, o, o Krishna Prasad, eh, no? la, la misericordia, la cripa. Perché qualcuno diventa fortunato? Allora l'universo intero è organizzato in modo da condurci lì, perché uno non trova soddisfazione, non può trovare ciò che cerca. E quindi Atato Brahma Giggyas inquisisce, indaga. Il Signore manda i suoi puri devoti che sono la personificazione della sua misericordia. Lo cantiamo ogni mattina. È per questo che è importante quella canzone, si misericordioso. No? Incontrando questo, si passa dalla virtù, si passa dalla religiosità al principio spirituale e immediatamente si diventa mesti spirituali. Immediatamente. Quando c'è questo passaggio che si riceve, questa misericordia, dal Krishna o dal Guru, basta ascoltare, se la proprio, Spesso ha detto che basterebbe anche solo aver capito qualche verso della Bhagavad Gita per poter predicare a tutti. Capito, non solo a livello di conoscenza. Capito significa io sono un tuo eterno servitore. Poi in quale categoria? Lo vedremo dopo. No? Allora lì, quella è, è Baghiava, eh? è, 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 è la fortuna, e questa è una grande fortuna. Allora si riceve il seme, mi viene in mente Mrigari, era un cacciatore, no? ma c'era Naradamuni con Parasaramuni, che sono due grandi anime che vagavano per il mondo per fare cosa? per fare questo, per fare il guru. Il guru è colui che illumina. E quando videro, capirono la sua sfortuna, perché lui era impegnato in qualcosa che, era, che lo portava a una grande sfortuna. No? Ma come mai lo incontrarono? In un modo o nell'altro, adesso non andiamo a ritroso. No? La fortuna può essere prodotta dalle nostre attività o anche incondizionata chiamiamola anche incondizionata e allora Naradamuni gli rivolse delle parole essendo molto puro Naradamuni queste parole toccarono profondamente il suo cuore e lui divenne fortunato e accolse la misericordia divina in questo modo ognuno di noi può raccogliere. Questa fortuna, cioè questa uh, uh, um, preparazione alla fortuna, può durare anche molte vite, no? ma può essere anche velocissima. Dipende dal, dal nostro desiderio e dipende da come... Che il, il puro devoto vede coglie il nostro desiderio e quindi eh, offre ma qui nella canzone che cantiamo qual è la, la qualifica che io mi sento molto sfortunato e caduto ma realmente però non mi lamento ma, ma mi pongo ai piedi di loto del, del puro devoto, cioè sono a disposizione. Io sono il più caduto, ma sono a tua disposizione. Quello è l'abbandono, in quel momento lì è, è la posizione più ideale per ricevere la misericordia. Se invece è solo una messa in scena, non, può passare, possono passare vite, migliaia di vite, infinite vite, perché? Perché vogliamo restare sempre i capitani della nostra nave, noi, no? quello è l'ego. E non c'è modo di uscirne, non c'è modo. Uno può diventare anche un saniare famosissimo, un cosiddetto guru, no? con migliaia, milioni di discepoli, ma non ha risolto nulla, perché lui resta il protagonista. Invece non c'è protagonismo qui. E Cetania lo vede. Sanyasi Balia More, Nakaria, Panchana, Krishna, Rada Tattuakai, Purna, Kara Mana. Sisetania ma continuò. Ti prego non ingannarmi considerandomi un esperto Sanyasi. Ti prego soddisfa la mia mente descrivendo la verità di Radha Krishna. E che cosa diceva qui all'inizio sulla traupa? Bhaktivinoda Kur spiega che non si deve pensare che sia scorretto per Sishetani Mahaprabhu ricevere istruzioni da Ramananda Rai, che appartiene alla casta dei Sudra. Allora, se un guru pensa di non, non aver più bisogno di, di imparare niente, non è un guru, questo non è il guru, perché Radha Krishna si espandono, il loro amore si espande costantemente. E può essere chiunque a offrirci la visione di questo, per, così, per modo di dire chiunque. No? Il, il, Brahmana, il Brahmana davanti, che ha 24 guru, e nessuno di questi è umano, è un'ape, un serpente, un, un fiore, un martello. No? Dobbiamo comprendere questo principio del guru tattva quello è il e i Krishna Tattva Vetta sei guru. Ha. Yadhiapi Raya, Premi Ma Tandramana, Tandra Mana, Krishna Maya, Nare Acidite, Tatapi, Prabhura, Icha, Parama, Prabala, Janilea, Raiera, Mana, Aila, Talamala. Sira era un grande devoto e un amante del Signore, benché la sua mente non potesse essere coperta dall'energia illusoria di Krishna. E potesse capire lo stato d'animo del Signore, che era molto forte e intenso, si turbò un po'. Spiegazione. Il devoto perfetto agisse sempre in modo conforme ai desideri di Dio, la Persona Suprema. Un materialista, invece, è sempre trasportato dalle onde dell'energia materiale. Allora, Krishna Karma, eh? l'azione, è questo, agisse sempre in modo. Conforme, anche se non ancora perfetto, ma il suo movimento avviene verso Dio. Invece un materialista è sempre trasportato dalle onde dell'energia materiale. Lui si ritiene ancora il protagonista. Noi non siamo protagonisti. Il protagonista è Sissirada Krishna. Noi possiamo contribuire <coughs> al loro Lila. Invece, in questo mondo, noi vogliamo essere i protagonisti. Può sembrare niente, ma in realtà è tutto, questo è il punto proprio di svolta. Una persona situata nella mossa dell'energia materiale è trasportata dalle onde dell'energia illusoria, in altre parole, una persona nel mondo materiale è un servitore di Maya mentre una persona situata nell'energia spirituale è un servitore di Dio, la persona suprema, anche se può sembrare che ancora non ha raggiunto un certo livello. Benché Ramananda sapesse che niente era sconosciuto a società di cominciò a parlare diffusamente dell'argomento secondo il desiderio del Signore. Raiakai, Aminata, Tumi, Sutradara, Eimata, nacio, tace, aci, bar, e imata ciao, tacce aci, Nichibar, e nachciao, tu mi fai danzare. Eh? Ramanandarai disse: Sono una marionetta che danza, e tu manovri i fili in qualunque modo tu mi faccia danzare, io danzerò. Questo è sempre una, un aspetto dell'amore. No? La marionetta danza. Perché il burattinaio la fa danzare, ma la marionetta ha una specifica, eh? non tutte le marionette sono uguali, anche se noi facessimo due marionette uguali, poi le osserviamo, è impossibile che una sia perfettamente uguale all'altra. Quindi l'abbandono c'è, io danzo, eh? e, e, la. la io sono il più caduto, ma la tua misericordia è superiore alla, alla mia, al, al, al mio degrado. C'è questa fede. No? Io sono una marionetta, danza nelle tue mani. E quindi eh, si può ottenere l'inimmaginabile. Mora, giva, vina, iandra, tumi, vina dari, tomar, mani, e iut, tai. Ucciari. Mio Signore, la mia lingua è simile a uno strumento a corde, tu sei il suonatore. Io mi limito a far vibrare ciò che sorge nella tua mente. Parama isvara Krishna svayam bhagavan sarva avatari sarva karana pradana. Ramanarandarai continuò allora a parlare del Krishna tattva. Egli è Dio la persona suprema, disse, è l'originale persona di Dio, la fonte di tutte le incarnazioni e la causa di tutte le cause. Ananta Vaikunta Ara, Ananta Avatara, Ananta Bramanda, Ian, Sabar Adara. Vi sono innumerevoli pianeti Vaikunta, innumerevoli avatare. Anche nel mondo materiale esistono innumerevoli universi, e Krishna è il supremo ricettacolo per tutti loro. Allora, anche se lui gli ha chiesto di parlare di Radhe Krishna, vedete, il devoto non è un sentimentale. Lui mette le basi, perché altrimenti è impossibile. La mente si perderebbe perché non c'è la, 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 la base. No? Allora tutto ciò che c'è, il Signore l'ha spiegato nel Cetus Loki della Bhagavad Gita, semplicemente aham sarvasya prabhava, aham io sono tutto però c'è una persona dietro questo tutto non confondiamoci con le energie ci sono le energie io sono tutto ma anche dice ma i, i, eh, tutto in me ma io non sono in tutto vale a dire ci vuole la consapevolezza la relazione nella personalità del Signore NANDA Tanu NANDANA Sarvaesvarya Sarvakti Sarvarasa Purna. Il corpo trascendentale di Sri Krishna, eterno e colmo di felicità e conoscenza, è il figlio di Nanda Maharaj, ricco di tutte le opulenze e potenze ed è la riserva di tutti i sentimenti spirituali. Krishna, Sacitananda Vigra, Govinda Sarva Karana karanam. Krishna, che è conosciuto come Govinda è colui che è il supremo controllo. Che ha il supremo controllo, il suo corpo spirituale eterno e colmo di felicità, è l'origine di ogni cosa e non ha altra origine, perché è la causa prima di tutte le cause. Questa è la Brahma Samhita. Introduzione. Vrindavana aprakrita navina madana, kama gayatri kama bhige yandra Upasan. Nel regno spirituale di Vrindavana, Krishna è l'eternamente fresco cupido. Egli è adorato nel canto del mantra kama gayatri col seme spirituale Klim. Spiegazione. Vrindavana è, descritt è descritta in questo modo nella Brahma Samhita. Si ha canta, canta. Il regno spirituale di Vrindavana è sempre completamente spirituale. La dea delle fortune, le gopi, sono eh, in numero, eh, sempre presenti là, innumerevoli. Esse sono amate da Krishna e tutte sono ugualmente spirituali come Krishna. A Vrindavana Krishna è la Persona Suprema ed è il marito delle gopi e della dea della fortuna. Gli alberi di Vrindavana soddisfano tutti i desideri, la terra è fatta di pietre filosofali e l'acqua è nettare. Le parole sono vibrazioni musicali, tutti i movimenti sono danze, il flauto è il compagno costante del Signore. Il pianeta Goloka Vrindavana splende di luce propria come il sole ed è pieno di felicità spirituale. La perfezione della vita consiste nel gustare questa esistenza spirituale. Ognuno perciò dovrebbe coltivare questa conoscenza. A Vrindavana le mucche spirituali forniscono sempre latte spirituale. Non un solo istante è sprecato. In altre parole, non esiste passato, presente e futuro. Neanche un minimo frammento di tempo è sprecato. Nell'universo materiale i devoti adorano questa trascendentale dimora col nome di Goloka Vrindavana. E Brahma stesso dice: Adoro la terra spirituale dove Krishna è presente. Questa Vrindavana trascendentale non è apprezzata da coloro che non sono devoti o anime realizzate, perché Vrindavan Dam è completamente spirituale. Anche i divertimenti del Signore sono spirituali, Nessu, nessuno è materiale. Secondo la preghiera di Silanarotamadastakur. Ara Arakai benita i chander karuna hohibe, samsara vassanamora kabe tuccia abe. Quando senitiananda avrà misericordia di me e pone il tuo sguardo misericordioso su di me, in modo che io possa realizzare l'inutilità del piacere materiale e capire invece la felicità. Visai di kabe sudda abemana, kabe ama erabo, Sri Vrindavana, quando la mia mente sarà purificata dalla sportizia materiale, in così io potrò sentire la presenza della, uh, uh, del Vrindavana spirituale. E poi, Rupa Raghunata Pade Aibi Acuti Kabe Ama Bujabo Yugal Piriti. Quando sarò attratto dall'istruzione dei Goswami in modo da poter capire che cosa sono Radhe Krishna e che cos'è Vrindavana. Questo è il, 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 il viaggio, eh? l'itinerario. Eh? L'itinerario. Quando uno diventa eh, fortunato riceve la misericordia. Eh? Onityananda. Perché diventa fortunato? Perché capisce che non sono i nostri sforzi, ma che è il maestro spirituale Nityananda, O Nityananda. Io sono caduto, va bene, ma tu sei infinitamente potente, sei sempre situato nella felicità. Lì comincia la fortuna. La seconda fase, allora la mia mente si purificherà. Perché? Perché anche se sono impuro nell'azione, ma la mia tensione d'amore è verso l'origine dell'amore allora la mente incomincia a purificarsi in modo che io sentirò la presenza reale, qui la chiama della, della, di Vrindavana, dell'atmosfera del regno dell'amore di Radha Krishna. E allora, quando queste, questo diventerà la mia verità, allora potrò capire Radha Krishna che cos'è Vrindavana. Parusha yosit kiba stavara jangama sarva citta karsaka saksat manmata madana. Il nome Krishna significa colui che attrae cupido. Egli perciò attrae tutti, maschi e femmine, esseri viventi, mobili e inerti. Infatti, Krishna è conosciuto come il supremamente affascinante. Spiegazione: Come nel mondo materiale esistono molti globi chiamati stelle o pianeti, così nel mondo spirituale esistono altrettanti pianeti spirituali chiamati Vaikunta loka. L'universo spirituale, è tuttavia, è situato molto lontano dall'agglomerato degli universi materiali. Gli sciocchi materialisti non possono valutare il numero di pianeti e di stelle in questo universo, sono incapaci di viaggiare verso altri pianeti con capsule spaziali. Secondo la Bhagavad Gita esiste un mondo spirituale. Eppure esiste un'altra natura che è eterna e trascendente della materia, manifestata e non manifestata, è suprema e non è mai distrutta. Quando in questo universo ogni cosa è distrutta, essa rimane inalterata. Tassam avira chauri smaya mana mukambuja pitambara dara srabbi saksan manmata manmata quando Krishna abbandonò la danza rasa, le gopi diventarono molto tristi. E mentre erano addolorate, Krishna riapparve vestito in abiti gialli, ornato di una ghirlanda di fiori sorridente. Egli attraeva anche cupido. In questo modo, Krishna apparve tra le gopi. Questo verso è del decimo canto dello Srimad Bhagavatam. Nana bhaktira rasamrita nana. Vidda Aya, Sei Saba, Visaya, Asraya. Ogni devoto ha una forma particolare di sentimento trascendentale in relazione a Cristo. Ogni devoto ha una forma particolare di sentimento trascendentale in relazione a Cristo. Tuttavia, in ogni relazione trascendentale, il devoto è colui che adora Asraya. E Krishna è l'oggetto, il Visaya dell'adorazione. Gloria a Krishna, Dio la Persona Suprema, in virtù dei suoi attraenti aspetti in espansione. Egli ha soggiogato le gopi, di nome Taraka, Pali, e ha reso completamente assorte Siama e Lalita. È il più attraente amante di Simati Radarani, alle riserve di piacere per tutti i sentimenti devozionali. Piegazione, ognuno ha un particolare sentimento trascendentale col quale ama e serve Krishna. Krishna è l'attraente protagonista per ogni categoria di devoti, perciò è chiamato Akila Rasamrita Murti. La forma trascendentale di attrazione per tutte le categorie di devoti sia nel Santa Rasa, nel Dasya Rasa, Sakya Rasa, Madurya Rasa, nel Vatsalya Rasa. Questo è il verso iniziale del Bhakti Rasamrita Sindhu di Rupa Goswami. Adesso piano piano arriviamo al clou, perché Cetania vuole, come prima ha detto, vai avanti, vai avanti. Eh? E quindi ha ispirato eh, Ramananda Rai, vedete lui intesse, eh? ma non ci dobbiamo fermare a, a, a nessuna di queste conclusioni, perché arriverà una conclusione che non ha conclusione. No? C'è l'amore si cioè farà Krishna. È illimitato. Sringara, ras, Rasaraja Maya Murtidara, Ataeva, Atma, Parianta, Sarva, Chitta Krishna è il centro dell'attrazione per tutti i sentimenti devozionali, perché è la personificazione del sentimento coniugale. Krishna non solo attrae tutti i devoti, ma attrae persino se stesso. Visfesam Anuran Janena Janayan Anandam Idivara id Srinishamala Komala Upanjam Angair <coughs> Anangotza vam <coughs> Zvachan vam Braja Sunda Ribir Habita Pratiangam Alingita Sringara Saki Murtiman Iva Mada, Mugdo, Ari, Kridati. Care amiche, guardate come Sri Krishna gode della stagione primaverile, con le gopi che abbracciano le sue membra. Egli è simile all'amore personificato. Grazie ai suoi divertimenti trascendentali, rianima le gopi e l'intera creazione. Con le sue morbide braccia e gambe, di un nero bluastro simile al, al fiore blu, ha creato una festa per cupido. Questo è tratto dal Gita Govinda di Krishna Dat Gavirat Goswami, che è lo stesso autore. In realtà eh, originalmente era, era scritta da Rupa Goswami, in undici solo in undici versi, ma Rupa ha dette questi undici versi e lui li trasformò nella grande opera della Gita Govinda che ha tantissimi versi. Kantadi avatarena eramana mana, laxmi adinari ganera kara aksana. Egli attrae anche Narayana, è, è, che è l'incarnazione di Sankarsan, è il marito della dea della fortuna. Non solo attrae Narayana, ma tutte le donne guidate dalla dea della fortuna, le mogli di Narayana. Dvijatmaja me. Yuvanyor Didriksuna Majopanita Bruvidarma guptaye Calavar Tinav Avaner Barusuran athaheva buyas tvayetam antime. Rivolgendosi a Krishna e Ad Arjuna, Ma Vishna il Ma Purusha qui e quando, quando c'era un Bramana che perdeva i figli. E, e, e questo Brahman ha detto colpa a Yudhishthira, gli ha detto: tu non sei un re, re ideale, perché se il re ideale non possono succedere queste cose. Non può succedere che il figlio muoia prima del Brahman, del padre, e questo è successo per varie volte. Allora Arjuna vuole aiutare suo fratello, eh? e, e Krishna vuole aiutare Arjuna, e allora andarono in, in cerca. De, 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 come mai succedesse questo? No? E la ragione era, come ho spiegato prima, che Narayana stesso desiderava la forma eh, osservare la forma a due braccia di Krishna, che è rarissima, perché può essere percepita solo in un certo sentimento. Rivolgendosi a Krishna Dharjuna Ma Vishnu, il Mapurusha, disse: Volevo vedervi entrambi e per questa ragione ho portato fin qui i figli del Brahman. Voi siete apparsi nel mondo materiale per ristabilire i principi della religione, manifestandovi con tutte le vostre potenze. Dopo aver ucciso i demoni, per favore, tornate nel mondo spirituale. Quindi anche Mahavishnu, che è situato al di là del mondo materiale, era attratto dall'aspetto di Krishna. Mahavishnu aveva rapito i figli di Brahman per fare in modo che Krishna e Arjuna venissero a visitarlo. Questo verso è citato per mostrare che Krishna è così attraente che attrae perfino Mavishnu. Ma non solo. E lui voleva vedere anche Arjuna, perché il devoto eh, di Krishna diventa attraente tanto quanto Krishna. Perché? Perché lui è assorto completamente in Krishna. Qui non è più una questione di fisionomia fisica, no? di come ha le guancette, di come ha gli occhietti il naso, no? E va al di là. Questo riguarda l'anima: l'anima non ha una, una rupa materiale. No? Ma la rupa dell'anima è, è, è manifestata dal, dal, dalla, dalla to totalità dell'affetto, dello scambio d'amore che quest'anima ha con il ricettacolo dell'amore. Quindi, più. Quindi possiamo immaginare quanto Radarani possa essere affascinante, eh? il cui fascino, è, infatti lei è chiamata Madana Mohana Mohini. Allora prima abbiamo visto che Krishna è il cupido trascendentale, cioè affascina anche cupido. Ma Radarani affascina colui che affascina cupido, dovuto al suo amore. काश्यानुभावोऽस्या न देव विद्महे तवङ्ग्रिरेणुस्परसादिविकरा यद्वंश यद्वञ्चाय श्रीर्ललाञ्चरात्तपो विहय कमान् शुचिरं धृतव्रत O oh, Signore, non sappiamo in che modo il serpente Calia abbia ottenuto l'opportunità di essere toccato dalla polvere dei tuoi piedi di loto. Questo è Baglia, la, la, la fortuna. Se uno va a indagare c'è una ragione, no? Ma è la fortuna. Eh? La fortuna deve essere attratta in un modo o nell'altro. A questo fine la Dea della Fortuna compie austerità per secoli, abbandonando tutti gli altri desideri, compiendo austeri voti per avere questo abbraccio. Non sappiamo davvero come il serpente Calia abbia potuto avere tale possibilità. Uddava stesso dice che io possa rinascere con un filo d'erba. Nel cortile di Nanda Maharaj, o Vrindavana, così Krishna e le Gopi possono calpestare. Che è uguale quel calpestare è un abbraccio d'amore, perché nella realtà spirituale non c'è eh, sofferenza, cioè, no, tutto è un abbraccio, tutto è amore. No? Allora, quando si entra in questa consapevolezza di che cos'è Vrindavana, abbiamo visto prima come è Poter capire il sentimento di Vrindavan quando si riceve questa cripa, altrimenti non è possibile comprendere né Krishna né Radha né Vrindavan. È impossibile, è, sempre, è solo un'idea. No? Quello è un, è un principio che è, è una trasformazione che non può più essere riportata al, alla confusione. E non mi viene la parola, e qualcosa quando avviene e non può essere più. Apana madurie are apana mana, apana pani ciare carite. Alingana, la dolcezza di Krishna è così attraente che se rapisce la sua stessa mente, così egli desidera abbracciare se stesso. Apapare kalita purva kas tcha matkara karari, spurati, Ma garian echa maduja pura. Am aham apikta, preshi jam lup da ceta, Para basm o paòctum kama ye ra di keva. Vedendo il suo riflesso in una colonna di gioielli nel suo palazzo a Dvaraka, Krishna desiderò abbracciarlo e disse: Oh, non ho mai visto una persona come questa prima di adesso. Chi è? Solo guardandola provo il desiderio di abbracciarla, esattamente come Srimati Radharani. Questa è una delle ragioni per cui ce ne sono infinite. Per cui. Krishna è apparso come Caitanya Mahaprabhu. Questo verso è della Lita Madhava di Rupa Goswami. Eita Svarupa Ebe kai suna Allora Ramanandarai disse: Ho così brevemente spiegato la forma originale di Dio, la Persona Suprema. Ora descriverò la posizione di simati Radharana. Krishna Ananta Sakti tate Tina Pradana, Maya Sakti, Jiva Sakti, Nama. Krishna illimitate potenze che possono dividersi in tre gruppi principali: la potenza materiale, la potenza spirituale e la potenza marginale costituita dagli esseri viventi. Antaranga Bairanga, Tatasta kayare Antaranga, Swarupa Sakti, upare. In altre parole sono tutte potenze del Signore, interne, esterne e marginali. La potenza interna tuttavia è la potenza personale del Signore e sovrasta le altre due, che sono potenze indirette, cioè indirette, che hanno una, una propensità propria. Eh, e nel, nel principio di Acinta Beda Beda Shakti Saitanya eh, ci ha fatto capire che sono simultaneamente differenti e uguali, mentre l'energia interna, come dice qui lì eh, la potenza interna, tuttavia è la potenza personale, della persona non delle sue potenze non delle sue energie Vishnu Shakti ti Para prokta, Para, Avidya Karma, Issiate, la potenza originale di Sivishnu superiore, ossia spirituale. Gli esseri viventi appartengono in realtà a questa energia superiore, ma esiste un'altra energia chiamata energia materiale, e questa terza energia è piena e colma di ignoranza. Ignoranza significa in questo caso che ignora la personalità di Dio, la parte personale. Questa è tratta dal Vishnu Purana: Sachidananda Maya, krishnera Svarupa, Ataeva, Svarupa Sakti, Ayatinarupa. In origine, si Krishna, e Sajdananda Vigra, la trascendentale forma di eternità, conoscenza e felicità, perciò la sua potenza personale, la potenza interna a tre differenti forme. Sacchit Ananda Vigra. Ana, anandamse ladini, sam amse sandini, cit sambit, yare giana karimane. Questi sono tre nomi diversi per dire le stesse cose. Ladini, il suo aspetto di piacere, ananda. Sandini, sat. L'aspetto esistenza, Balarama, e Samvit, l'aspetto di percezione detto conoscenza, Krishna. Eh? Sono tre persone, ma sono una cosa sola. Ladini, Sandini, Samvit, Tvaya, Eka, Sarva, Samsraye, Lada, Tapa, Ari, Misra, Tvai, Noguna, Vargite. Caro Signore, tu sei la riserva trascendentale di tutte le qualità trascendentali. La tua potenza di piacere e la potenza esistenziale e la potenza di conoscenza costituiscono una realtà unica, sono uno. E, ed è la potenza interna. Benché di natura spirituale l'anima condizionata talvolta sperimenti il piacere, talvolta la sofferenza e talvolta una mescolanza di piacere e sofferenza. Ciò è dovuto al contatto con la materia che è ottusa, non ha consapevolezza di, di queste tre eh, esistenze, di queste tre realtà. Eh, la materia in sé non ha consapevolezza di la, a, Ladini, Sanvit e, e Sandini: non ce l'ha consapevolezza, quella è l'ignoranza. Tuttavia, poiché tu sei al di sopra delle qualità materiali, queste non possono trovarsi in te. La tua potenza spirituale superiore è completamente trascendentale, perciò tali esperienze nella forma di piacere relativo, di piacere misto e sofferenza, di sofferenza, non possono esistere in te. Quindi lui non è toccato, perché lui è la persona, è l'ignoranza dell'energia materiale e il non la non conoscenza, consapevolezza di questa persona. Quindi come la persona può essere influenzata da qualcosa che è prodotta dalla non conoscenza di lui stesso? È impossibile, capite? Quindi l'energia materiale è un'energia plasmabile, però che non ha consapevolezza. Solo quando gli esseri viventi che sono sono energia marginale, è detto che con lo sguardo lui impregna l'energia materiale, inerte. No? Quindi l'energia materiale prende vita perché c'è l'energia spirituale, marginale, all'interno. E allora si anima. La vita viene dalla vita, non dalla materia. Krishnake alade tate nama ladini sakti dvare suka asvade apani. La potenza detta ladini dà a Krishna il piacere trascendentale. Mediante questa potenza di piacere, Krishna gusta in prima persona tutto il piacere spirituale. Sakarupa krishne Kare suka asvadana bhaktagane suka dite ladini karana. Benché sia la felicità personificata di sì, Krishna, gusta tutte le forme di felicità trascendentale, anche il piacere gustato dal suo puro devoto si manifesta in virtù della sua potenza di piacere. Quindi il devoto, qui ci sta dicendo che il devoto trae da Simati Radarani la sua capacità di soddisfare Krishna. Cioè dobbiamo essere molto attenti a quello che leggiamo, altrimenti ci confondiamo. Eh? Queste tre energie, sono tre ma sono una, no? Krishna trae piacere dalla Ladini Shakti, che è l'energia di piacere di Krishna. Invece l'altra è l'energia la, di esistenza e di consapevolezza, ma il piacere è nella Ladini Shakti. Simati Radharani, personificati in Simati Radharani. E anche il puro devoto, il piacere che offre a Krishna è di questa natura. Quindi se il puro, il puro devoto è colui che segue Simati Radharani, perché lei è Bhakti Devi, Krishna è il ricettacolo della Bhakti, non è colui che dà la Bhakti. Quindi adorare Cristo senza rada è la più grande illusione, di, de, de, cioè lo spiritualista che fa questo è, è il più illuso. È come cercare di vedere il sole senza la sua luce. Se tutto è buio, come puoi fare a vedere il sole? È impossibile. Hai bisogno dei suoi raggi. Quindi la Ladini Shakti. Era stimati Radharani lei è la personificazione dell'amore. Senza passare attraverso Radha non c'è la possibilità di, di nemmeno di percepire Krishna. Ari, sì. È importante questo punto perché collegandosi a Radarani noi riusciamo a unirci nel suo sentimento e a percepire questa devozione, questo amore illimitato, altrimenti separatamente da lei, non riusciamo ad amare puramente Krishna, eh certo. a servirlo puramente. Quindi noi prendiamo il suo sentimento, prendiamo il sentimento di Radarani. E questa è la Bhakti eh, la è questa. Senza quello non possiamo creare noi un sentimento separato. Infatti anche il piacere gustato dal puro devoto, la felicità, che è l'unica che può soddisfare l'anima, è l'unica, fino a che non sia ottenuta questa. C'è la ricerca. No? Si manifesta in virtù della sua potenza di piacere. E come dire, anche la felicità del devoto, e cambiamo questa potenza di piacere. Si manifesti in virtù, di sì, Mati Grazie a lei. Cioè è di una semplicità incredibile. No? Eppure allora perché a volte c'è confusione in questo? È inconcepibile, è inconcepibile, perché questa è la Cetania Ceritano. Capite perché uh, uh, eh, Cetania chiede parlami, parlami della del relazione rada, no? e, e, e qui c'è anche il principio tat, del tatto, della filosofia, della scienza, proprio per togliere ogni dubbio, no? perché ci sono persone che molto difficilmente. Per la loro eh, costituzione, così e si abbandonano al, al, all'ILA no? perché pensano che sia un sentimentale, come ha fatto Salvabuomo a Batacciari. No? Eh, molte in questo mondo di know-how, di, 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 di empirismo, no? di, eh, eh, come si dice, l'uomo al centro, no? Eh, si pensa che, che, si, li, che allora, qui c'è anche la spiegazione filosofica. La parte essenziale di questa potenza di piacere è amore per Dio. Prema per conseguenza, prema pumar la spiegazione dell'amore per Dio è anch'essa un sentimento trascendentale colmo di piacere per conseguenza la spiegazione dell'amore per Dio è anch'essa un sentimento trascendentale colmo di piacere è una persona è una persona, una persona chiaramente come prima abbiamo letto abbiamo cambiato potenza di piacere in rada adesso la spiegazione di questo amore possiamo dire per conseguenza Radharani è colma, anche lei, colma di piacere, perché porta il piacere. Anche se lei non è Krishna, ma è l'unico modo per giungere a Krishna. E non è diverso da Krishna comunque certo. sia, perché lei... No, ma abbiamo visto, Radha, Krishna e Balarama sono la stessa eh. cosa. Cioè non, non ci può essere dubbio in questo, mm. no? Per alcuni è difficile inserire Balarama, no? Nityananda, ma è molto semplice. È tutto ciò che poggia, la, la, il lila, la relazione d'amore, poggia su una sostanza. E quello è Balarama. La consapevolezza è Krishna. La felicità è Simati Radharani. Ma tutto questo poggia su Balarama. Il mio Gurudeva diceva: senza Sankarsana il lila sarebbe per aria, non, mm. non, non ci si reggerebbe. No? Quindi servono tutti e tre. Per esempio, se noi vogliamo fare una bella rappresentazione teatrale, serve il palco, serve la scena, servono gli abiti, addirittura servono le persone, parecara. Eh, tutti gli associati interni del Signore, i pastori, sono manifestazioni di Balarama, come le parti femminili sono manifestazioni di Simati Radarani. E Krishna invece ne è il goditore, eh? la, la consapevolezza è lui. Ma eh, qui dire più, meno, più, eh, no. Eh, allora, Krishna è il Dio adorato. Balarama è il Dio adoratore. E Radharani è l'amore, è la felicità in questo, perché se c'è un adorato, un adoratore, ma non c'è la felicità, che cos'è l'adorazione allora? Non è niente. Quindi sono uno, ma allo stesso tempo si manifestano in tre personalità. Ecco, qui va proprio al, al, al punto. Primera Parama Sara Jani. Sei Mahabhava Rupa Rada Takurani. Questo Mahabhava, la parte essenziale dell'amore per Dio è detto Mahabhava o grande emozione, cioè quell'emozione che ti assorbe completamente, che non c'è un'emozione più grande di quell'emozione. Eh? C'è il Bhava, il Bhava è un'emozione, è, è, è qualcosa che avviene nel tuo cuore, ma c'è un'emozione... Che è, 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 contiene tutte le emozioni e ha una personalità, questa l'estasi trascendentale e questa estesi è simati radarani. Tayorapi ubayor maddhi radika sarvadika mahabhava Svarupeyam gunai ativariyasi. Tra le, Radarani, scusate, tra le gopi di Vrindavana, Simati Radarani e un'altra Gopi sono considerate le più importanti, che è Chandravani, no? Che non dice neanche il nome. Tuttavia, paragonando le Gopi risulta Simati Radarani è la più importante perché il suo vero aspetto esprime la più elevata estasi d'amore. L'estasi d'amore sperimentata dalle altre gopi non può essere paragonata a quella di Simati Radarani. Semplicemente la differenza è alla destra e alla sinistra. Anche qui abbiamo i partiti di destra e di sinistra. Qual è la differenza? Una dice Krishna è mio, l'altra dice io sono di Krishna. Quale sarà Radharani? Krishna è mio. Krishna è mio. <ride> io sono di Krishna. Se voi per un attimo vi soffermate questo, vedrete un principio superiore. Krishna è mio no? cioè si può percepire perché è la nostra natura no? perché vuol dire io mi devo prendere cura di Krishna non solo me. ma Krishna è mio mi, mi devo prendere cura ma se colui che è il ricettacolo eh, di ogni rasa è mio significa che io ho la possibilità di soddisfare colui che non può essere soddisfatto ah. Da niente. Invece, io sono è un abbandono, è una, cioè Chandravali non è mica cioè, capite? Però qui Chaitanya ci è, è venuta a insegnare l'amore di Rada. Non è che eh, deprezza eh, andravali, no? è un altro sentimento, un'altra visione. Ah. Noi no, l'ho detto tante volte, noi adesso stiamo studiando la Cetania Ceritamrita che e il messaggio di Siceitania nel suo sentimento. Quindi cogliamo questi aspetti, non è che deprezziamo gli altri aspetti, però stiamo studiando questo aspetto. Ci fermiamo domani perché qui è proprio adesso domani vedremo tutta la personalità di Simati Radharani in, in vari versi. Eh, avete visto? All'inizio sembrava che Chris era tutto, no? Eh? Cioè, è importante capire, Isvara, Paramaha, Krishna, Ah, ma qui siamo eh, eh, tutto, tutto il Dio uomo, no? È importante perché se noi capiamo la potenza di Dio e poi capiamo che c'è, che è, è il controllore dei controllori di tutto e tutto, ma poi capiamo che c'è qualcuno che controlla lui, se invece Krishna non è apprezzato. Noi non, comp non, non comprenderemo mai la potenza di chi controlla il Signore, è impossibile, c'è qualcosa di cheap, no? no? Allora bisogna comprendere al pieno, e poi in realtà non è così semplice, no? non è così semplice, non è una, uh, una uh, non è un, un ragionamento materiale, no? Bisogna cogliere e come abbiamo visto questo viene colto solo per cripa, per misericordia. Allora si coglie l'essenza e si entra allora nell'ila, perché per giocare nell'ila bisogna sapere come muoversi nell'ila. Jai, buona giornata a tutti, grazie per la vostra preziosa associazione a domani. Rade, rade, rade. Rade.